Sara, è l'ora di preparare la colazione. Eccoci qui. Ah, c'è pure una macchina con una tenda. Questo è un parcheggio vicino a casa nostra, pieno di camper. Ed ecco Camillo. Ci siamo svegliati molto presto oggi, infatti sono le 5:30. Stiamo andando verso il mare per farvi vedere che questo parcheggio comunque è molto vicino al mare e costa solo 3 euro al giorno. E ci siamo svegliati così presto perché comunque noi di default ci svegliamo sempre molto presto. Ma oggi in particolare perché vi vogliamo far vedere una nostra colazione tipo in van. Quindi dobbiamo essere i primi svegli perché ci serve proprio il silenzio. Buongiorno mare. Ok, ora andiamo a preparare la colazione. Abbiamo tirato già fuori tutto l'occorrente per questa super colazione e vi vorrei mostrare il nostro nuovo portaposate. Guardate che bello. L'ho fatto Sara con legno e pitturandolo con lo stesso colore del van. Per questa super colazione necessitiamo dell'albume, marmellata, burro d'arachidi e mirtilli. Prendiamo anche 3 banane perché abbiamo anche l'amico sole a colazione. E dell'avena istantanea. Non ve l'abbiamo mai mostrato, ma abbiamo iniziato a utilizzare questa avena istantanea di Food Spring perché è super comoda per fare delle ricette sane, veloci e buone in van, sia dolci che salate. Piccola incipit: Food Spring è un'azienda tedesca specializzata nella creazione di alimenti proteici ed utilizza proteine biologiche. Tutti i loro prodotti hanno una qualità veramente alta. Mi raccomando, se volete comprare questa avena istantanea, utilizzate il codice sconto Dani e Sara FSG e avrete il 15% di sconto. Vi metto tutto in descrizione. Ok chef, siamo pronti a partire. Prima di tutto schiacciamo le nostre 3 banane. Questa non è una ricetta, infatti non vi metteremo grammature o niente, è semplicemente una nostra colazione che stiamo facendo in van. Di domenica, quindi questa è una colazione un po' più speciale. Versiamo tutto nella grandissima ciotola intinta con le tendine del van. Versiamo mezzo albume. Mescoliamo, mettiamo l'avena. Per ora aggiungiamo un cucchiaio, poi vediamo piano piano com'è il composto. Ok. Mi rilassa un sacco questo rumorino di sfregamento di liquidi barra solidi. Inizio a far scaldare la pentola. Intanto che la pentola scalda, a te Sara piace di più la colazione dolce o salata? Salata. Dolce tutta la vita io. Anzi, entrambe nella stessa colazione. In mancanza di mestolo utilizzeremo un bicchiere. Attendiamo con impazienza. Li abbiamo girati, guardate che belli. E intanto ce ne aggiungiamo un terzo. Bisogna ottimizzare i tempi perché fra un po' farà un caldo bestiale e andremo a farci un bel bagno. Qui ce ne entra un altro. Sempre uno in più. Intanto leviamo i primi 2 che abbiamo messo perché sono belli pronti finalmente. La colazione in van prevede pancakes, per chi non l'avesse capito. Li cuciniamo tutti e ci vediamo dopo. Comunque ragazzi, ci siamo dimenticati la macchinetta del caffè e ce la siamo dimenticata perché qualche giorno fa abbiamo fatto dei lavoretti nel van, abbiamo levato quindi tutti i nostri utensili e l'abbiamo lasciata a casa. Quindi fate finta che qui c'è la macchinetta del caffè, che ce lo versiamo come ogni mattina, facciamo il cheers. Ragazzi, sono pronti finalmente. Impiattiamo e li condiamo con mirtilli, marmellata e burro d'arachidi. Guardate che bontà, guardate che belli. Tu Sara riesci sempre a farli più belli dei miei. È arrivata l'ora di mangiare. Voglio fare tipo il taglio come in America che fanno la torre. No, ma tu lo stai spaccando. Allora, l'ho spaccato tutto. Sì, sì. Cosa gli vuoi dire ragazzi? Cucinate a casa, cucinate in van, cucinate in camper, che è tutto più buono. Molti non mettono la banana nei pancake, però secondo noi dà una consistenza molto più morbida. E poi è un dolcificante bestiale naturale, senza utilizzare zucchero, esatto, e via discorrendo. Quindi infatti noi non abbiamo aggiunto zucchero. No. Poi in realtà c'è chi mette il latte, però noi così mettendo la banana dai un po' di liquidità, diciamo, che invece fornisce il latte. Ultimo boccone. Sara si sta arrendendo. Sara, non mollare. Io non mollo mai. Enorme. Vai. Ragazzi, il video di oggi finisce qui. Fateci sapere nei commenti qual è la vostra colazione preferita in camper barra van. Ricordatevi di lasciare un bel mi piace per supportare il canale. E ci vediamo al prossimo video.